Big Blue è una grande occasione per parlare naturalmente di nautica, per parlare di tutto quello che è il mondo del mare, l'economia del mare, ma per parlare anche purtroppo quest'anno ancora della crisi della nautica, di una crisi che non è solamente una crisi di sistema, è una crisi che ha delle cause ben precise, ha delle cause che sono delle cause politiche, delle cause di lotta di classe, delle cattive interpretazioni del modo di fare economia o di fare politica. Quindi che cosa vediamo oggi? Oggi vediamo i nostri porti quasi vuoti, mentre prima ci lamentavamo della mancanza di posti barca. Oggi chi fa un porto pensa senz'altro al futuro, ma nell'immediato alle sue preoccupazioni. Abbiamo terrorizzato le persone, abbiamo fatto dell'aggressività fiscale uno strumento di politica, abbiamo allontanato, diciamo francamente, coloro che ancora avevano delle capacità di consumo in un momento in cui tutti ci lamentiamo della crisi dei consumi. Quindi le famose aggressioni, le famose ispezioni, l'individuare tutte le persone che stanno a bordo, il fermare continuamente le barche non è un sistema operativo che possiamo condividere. Viviamo in una penisola meravigliosa che si affaccia su un mare meraviglioso qual è il Mediterraneo, ma dobbiamo ricordarci di non essere soli. Paesi come la Croazia, come la Grecia, come la Spagna, come la Francia hanno ugualmente posti molto belli e certamente non fanno una persecuzione ai possessori di barca come li facciamo, come la stiamo ancora facendo noi. Quindi la speranza è che un nuovo governo regionale, comunque un nuovo governo nazionale, riveda questa impostazione, qualunque esso sia, riveda e veda questo settore come un settore produttivo da rispettare e da incoraggiare come tutti quanti gli altri. Naturalmente queste sono le critiche che noi abbiamo mosso e continuiamo a muovere al mondo politico, ma criticare non basta, siamo perfettamente convinti che bisogna proporre soprattutto a chi forse non si rende conto di quali sono gli strumenti necessari per far riprendere un settore. Le nostre proposte sono molto semplici. Una solamente è molto difficile, è quella che più necessita, è quella di ricostruire un tessuto di fiducia fra il cittadino e lo Stato. Questo sarà un compito difficile che dovranno svolgere i politici attraverso ormai tempi che non prevediamo brevi, ma soprattutto tramite delle disposizioni di legge che facciano ritornare effettivamente questa fiducia. Dal punto di vista operativo, naturalmente dobbiamo evidenziare che le nostre imbarcazioni sono dei beni mobili registrati, quindi sono come le automobili, sono beni targati, c'è un pubblico registro tenuto dalle capitanerie di porto dove è facile individuare la proprietà e dove è facile individuare se il proprietario è una società o una persona di 90 anni e quindi andiamo a fare dei controlli, ma facciamoli mirati, non facciamoli buttandoci in mare e andando a fermare tutto e tutti e individuando le persone a bordo come se fossero tutti quanti dei delinquenti. No, quindi ci sentiamo di dire che va cambiato completamente il sistema di controllo, bisogna evitare la persecuzione, bisogna evitare la criminalizzazione e per far questo bisogna cambiare totalmente il sistema dei controlli. Noi sappiamo che esistono i pubblici registri. Siamo un pochino così scettici sul come vengono gestiti questi registri pubblici,
siamo scettici sul sistema burocratico che grava su questo settore. Ricordo che anche per il semplice arruolamento dei nostri marinai, del nostro personale di bordo, sembra di dover imbarcare gente su un mercantile nello scorso secolo. Quindi la nostra grande proposta è di sgravare le capitanerie di porto di questi compiti burocratici. Questo l'abbiamo già fatto con i tribunali, per dire, quando abbiamo passato il registro delle imprese alle camere di commercio. Ecco, perché non passare i registri pubblici, i pubblici registri dove vengono registrate le imbarcazioni, dalla gestione delle capitanerie di porto alle camere di commercio, quindi alle assonautiche o direttamente alle camere di commercio? Sono compiti che bisogna snellire, bisogna informatizzare al massimo, e vanno gestite fuori dal sistema militare. Noi adoriamo il personale delle capitanerie di porto, sono coloro che sappiamo che arrivano in nostro soccorso alla minima necessità. Ecco, non li vogliamo vedere dietro una scrivania con tanti timbri davanti. Mettiamoci personale ordinario a fare questi compiti e mandiamo questi ragazzi in gamba, preparati, selezionati in mare, a stare vicino a chi pratica la nautica da diporto, a chi pratica la nautica come lavoro, a chi ha necessità di essere assistito in tante maniere, come sanno fare tutti gli addetti delle capitanerie di porto. Quindi una proposta di tipo amministrativo, una proposta di tipo fiscale, una proposta di tranquillità. Tranquillizziamo il settore, tranquillizziamo il cittadino, tranquillizziamo l'utente e tranquillizziamo anche il turista, perché noi siamo riusciti a terrorizzare anche il turista. Il turista all'inizio veniva in Italia e gli veniva chiesta la tassa di stazionamento. Poi si sono accorti dell'idiozia di questa impostazione. Ma insomma, ricordiamoci che tutto partì dalla Sardegna con la famosa tassa Soru, poi siamo tornati alla tassa di stazionamento, poi l'abbiamo cambiata in tassa di possesso, poi basta con questo balletto, paghiamo una tassa ma viviamo in pace. Presidente, una considerazione finale su come questi controlli sono stati fatti? Sono stati fatti nella maniera peggiore, sono stati fatti come se la barca fosse un reato, fosse un vizio. La barca non è un vizio, non è un reato, la barca e il mare in genere è una grande passione, un grande amore, una grande risorsa. Quindi agli agguati diciamo no, a una tassazione violenta e iniqua diciamo no, vogliamo godere del mare, godere delle nostre barche, godere delle nostre vacanze in maniera tranquilla. Nessuno che ci risulti è stato bloccato, fermato fuori da un casinò avendo il vizio o la passione del gioco. Noi veniamo fermati, indiziati, individuati, noi e i nostri ospiti continuamente. Questo non è né giusto né importante, è un qualche cosa che definirei iniquo e comunque sbagliato per quanto riguarda una politica fiscale ed economica.